Oggi uniremo la pratica alla teoria e vi parlerò della pittura a tempera. Vi insegnerò la ricetta, come prepararla, come era in uso per tutto il Medioevo e nel Rinascimento. La pittura a tempera ha un'origine molto antica. Il termine temperare deriva dal latino e significa miscelare. Vale a dire miscelare, come in questo caso, degli ingredienti come i pigmenti, le terre, con un legante, l'uovo appunto. Le tempere possono essere magre o grasse, a seconda delle sostanze utilizzate, come ad esempio l'uovo, la caseina, la gomma arabica o varie colle. Logicamente le tempere grasse sono quelle molto più vicine all'olio rispetto alle tempere magre. La pittura a olio presenta dei vantaggi ma anche degli svantaggi rispetto alla pittura a tempera. La tempera, ad esempio, asciuga molto più velocemente. È una pittura molto tenace e resistente che si usa generalmente sulle tavole o sui supporti rigidi, come ad esempio anche lamine in rame o ferro, mentre l'olio è una tecnica più adatta alle preparazioni di tele e telai, quindi è una pittura su tela, supporti più elastici. Il vantaggio della tempera è quindi una grande tenacia e resistenza e un'asciugatura molto veloce. Lo svantaggio invece consiste nel fatto che la tempera, quando asciuga, cambia di tono, anche e soprattutto quando viene verniciata, rispetto all'olio che invece rimane inalterato. Nel Medioevo la pittura a tempera venne largamente usata. Esistono anche molti trattati che ci insegnano come prepararla. La ricetta che io vado ad illustrare è tratta dal libro dell'arte di Cennino Cennini. È un libro molto interessante che insegna tante tecniche. Precisamente al capitolo 72 lui ci insegna il modo del colorire in muro in secco e il suo tempere. E quindi andiamo alla ricetta pratica. Gli ingredienti sono i pigmenti o terre naturali, l'uovo, dell'acqua, uno stecchino, dei contenitori tipo un bicchiere oppure una tazza e anche dell'aceto. Il primo ingrediente da utilizzare è l'uovo. L'uovo deve essere però ben separato, la chiara dall'albume. In questo caso allora procediamo a romperlo, buttiamo via l'albume. L'uovo deve essere freschissimo di giornata e deve avere una consistenza, vedete, molto soda. La chiara generalmente veniva utilizzata anche per preparare la tempera all'uovo proprio con l'albume, ma generalmente utilizzata per i codici miniati. Per la pittura a tempera su tavola invece dobbiamo prendere l'uovo, che dovrebbe essere anche lavato per depurarlo al massimo dall'albume, il tuorlo, e poi da esso va tolta anche la placenta, quindi viene forato, si fa cadere il tuorlo puro e poi la placenta viene buttata via, come in questo caso. Ecco, ora mi pulisco un attimo le mani e vi mostro il tuorlo d'uovo. Il tuorlo così preparato deve essere conservato perché non dura più di 2 o 3 giorni. Allora noi possiamo mettere un conservante naturale che Cennino Cennini ci dice essere l'aceto. Una piccola spruzzatina d'aceto, in questo caso può essere come un cucchiaino di aceto, per un tuorlo d'uovo. Vi consiglio poi di preparare gli ingredienti al momento che vi occorrono, poche per volta. L'uovo viene in questo caso miscelato con, vedete, praticamente l'aceto, però vi ricordo che se dovete preparare il blu oltremare come conservante bisogna usare la grappa e non l'acido acetico, che comprometterebbe la riuscita del colore perché il blu oltremare in presenza dell'acido acetico annerisce. A questo punto però andiamo a preparare
anche il pigmento. Il pigmento, in questo caso, io ho scelto un blu di Prussia. Ne prendiamo un piccolo quantitativo di polvere che distribuite in un vasettino. Il pigmento va sempre miscelato con dell'acqua, ne bastano poche gocce, e si procede a stemperare il pigmento praticamente con l'acqua. A questo punto la tempera è quasi pronta, non dobbiamo fare altro che riunire il tuorlo d'uovo con il conservante con il pigmento diluito con l'acqua. Vi consiglio di tenere i due ingredienti separati proprio perché potete utilizzarli a vostro piacimento senza che si alterino, e quindi di usarli mettendo, come in questo caso, il tuorlo d'uovo, scusate, sulla tavolozza, e poi ecco, mischiate e mettete il colore sull'uovo. A questo punto andiamo a verificare anche la densità di questo colore. Vi rendete conto subito, ad esempio, della copertura di questo e della resistenza di questo colore. Il mio consiglio è di preparare poco tuorlo d'uovo per volta, proprio per il discorso che si può conservare non facilmente, mentre vi consiglio di prepararvi dei barattolini con dei pigmenti e miscelati appunto con acqua, sempre pronti all'uso per poter essere combinati col vostro tuorlo d'uovo e creare appunto la pittura a tempera. Questi si conservano facilmente perché anche se dovesse evaporare l'acqua vi rimane comunque il pigmento allo stato naturale. Vi ricordo ancora che la pittura a tempera è stata una delle tecniche più antiche utilizzate dall'uomo per dipingere. Pensate, la si trova anche nelle decorazioni parietali etrusche e anche viene utilizzata come rifinitura e ritocchi anche nella pittura ad affresco. Anche quando l'olio la soppianterà, verrà comunque utilizzata, perché pensate, per tutto il XV secolo ci sarà una tecnica mista, vale a dire si preparerà un abbozzo con la tempera per poi rifinire ad olio le figure o le opere d'arte. Vi aspetto alla prossima puntata.